sul costone della nostra bellissima montagna, troviamo un'altra piazzola. Questa qua è diversa da quella di prima, cosa vera? Questa qui era una piazzola antiaerea che serviva in questo settore per contrastare con mitragliatori montati sopra le incursioni aeree. Qui sopra, infatti, questa piazzola qua, a differenza delle altre, era fatta apposta per quello. Si vedevano le incursioni che venivano dalla cima dell'Ora o dal Monte dei Morti. Qui sopra, se andiamo avanti, qui c'è una cosa franata, una galleria franata che andremo a vedere. Qui c'è un riserva dei colpi. Qua sopra c'è la piazzola dell'osservatorio. Si andava avanti e qui c'è un'altra piazzola per artiglieria. Seguiamo, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti e arriviamo all'altra piazzola di artiglieria. Come vedete, si apre d'incanto davanti a noi tutta il Monte Melino e soprattutto tutta la cima dei morti e tutto il fronte austriaco, i forti di Lardaro e tutto quello che concerne questa parte del settore. Davanti a noi purtroppo adesso ci sono le piante, se no si vede, o forse si intravede, Cima Cadria e Cima Nozzolo, che erano qua in linea d'aria a 1 chilometro, 1,5 chilometri, nonché a mezzo chilometro avevamo davanti a noi il Monte Palone, prima linea italiana e massima estensione di questo posto della cosa. Qui bisogna segnalare la Brigata Sicilia, come detto prima, che aveva conquistato questa vetta e la vetta del Palone dopo. E qua sotto adesso andremo a vedere le trincee, andiamo a vedere la galleria sotto e un bellissimo scorcio della Val del Chiese. Come vedete, Prezzo, Castelcimego, Monte Melino, Monte dei Morti, Pisola. Si va avanti, si vede tutto fino al Brenta, si vede tutto. Qua si riesce a vedere praticamente fino a Pinzolo. Qua abbiamo davanti a noi purtroppo il Cadria, non si può vedere come Cima Palone perché sono un po' nascosti in mezzo ai boschi, ma vediamo se si apre, se si dirada la cosa, la vegetazione, ne vedremo altra.